Amore o amicizia? No, sinceramente non potrei rinunciare a nessuna delle due. Cioè, mi sta chiedendo di scegliere tra Rino e le mie amiche. Rino, innanzitutto, Rino è il mio ragazzo e siamo fidanzati da 2 anni ormai, è un ragazzo dolcissimo, tra l'altro, e siamo innamoratissimi. L'ho conosciuto tramite mio cugino che è molto suo amico e ci vedevamo in piazza, chiacchieravamo e ho sempre saputo che c'era del tenero tra di noi. E poi ho avuto la riconferma quando una sera, mentre ero in cameretta, ho sentito un rumore che proveniva dalla finestra, mi sono affacciata e era lui, con un mazzolino di fiori che aveva raccolto per me, oltretutto dal giardino del nostro vicino, che si è rivelato poi essere Paolo, ovvero il fratello di Laura. 20 minutes later. Quindi vabbè, per non tirarla troppo per le lunghe, dirò semplicemente che non potrei mai scegliere tra un sentimento così forte e profondo come quello che provo per Rino e il bene che voglio alle mie amiche, che per me sono come sorelle, ci saranno sempre, per me mi sosterranno sempre. Amore o amicizia? Amici 2744. No, 2745. E vabbè, abbastanza in confronto a quei poveracci che ne hanno se no una ventina. Cioè, io veramente non so con che coraggio escono di casa. Cioè, anche io ci devo ancora lavorare, eh. Però comunque sia, una volta che arrivi a 10.000 la strada è tutta in discesa. Cioè, a quel punto puoi iniziare a considerarti qualcuno. E l'amore può nascere solo da qui. Cioè, amo, se scrivessi a un ragazzo che ha meno di 10 follower, cioè, solo per prenderlo per il culo, puoi scrivere a un soggetto del genere. Guarda, poi. Cos'altro vuoi sapere? Dell'amore alla fine è semplice, cioè il ragazzo mette sempre il primo like e da lì la ragazza deve fare un'analisi, ma di quelle. Allora, intanto i follower, cioè se ne ha meno di 1.000, veramente uno sfigato platonico. Poi si guardano i tag e anche gli amici non devono scendere sotto i 1.000. Infine, delle foto, cioè se questo qui è un iPhone 2, io per strada mi devo nascondere con lui, cioè sia mai. Vabbè, niente, una volta che il ragazzo ha superato la prova è semplice perché vai in chat e da lì si capisce tutto. Cuore giallo, corri a un pervertito. Cuore rosso, vabbè, è tuo, cioè a tempo 2 settimane potete ufficializzare la situazione. Emoji col cowboy, cioè raccoglie pomodori e spara la merda, guarda, no. Emoji con i ragazzi. 20 minutes later. Quindi, spero che tu abbia preso appunti perché un po' in difficoltà e comunque se una volta che arrivi al millino sistemi, ascolti i miei consigli e tutto, amore, amicizia, queste cazzate qui, sei a posto, non ti preoccupare.